figlio bevi l'acqua, amore pensaci tu. Tu però nella fiction non devi dirglielo a tuo marito, amore pensaci tu, perché lui fa tutto da solo. Sì, è bravissimo, non se lo fa neanche dire, però ecco, è l'equilibrio perfetto, nel senso che i due personaggi, Marco e Anna, stanno insieme dal liceo, si amano moltissimo e hanno trovato un equilibrio fantastico, perché entrambi sono soddisfatti e gratificati da quello che fanno. Anna è un medico, quindi oltre ad avere una passione per il suo lavoro è anche una missione, lavora moltissimo, e Marco è così intelligente da capire che è più importante che sia lei a lavorare, anche perché fa un lavoro così importante, e decide, fa questa scelta di rinunciare al suo lavoro per stare a casa, e quindi è effettivamente lui che pensa a tutto, a preparare la colazione, il pranzo, ad andare a prendere i bambini a scuola, a occuparsi dell'educazione sentimentale anche dei loro bambini, dei loro figli. La fortuna e l'equilibrio sta anche nel fatto che Anna non soffre, cioè soffre perché comunque un po' convive con i sensi di colpa e il fatto di sentirsi magari a volte una mamma inadeguata, però nello stesso tempo delega, cioè sa che può contare sul marito perché è un uomo intelligente, un uomo bravo che sa fare molto bene il mestiere di padre, e quindi cioè anche lei non ha l'ambizione, no, ma il dovere di sentirsi brava in tutto, cioè lei sa di essere molto brava nel suo lavoro, ma sa anche che Marco è più bravo di lei a fare il papà o la mamma, cioè a fare il genitore. Questo non vuol dire che non sia una madre meravigliosa quando sta con i bambini, però ecco, secondo me il segreto della coppia è che entrambi sono gratificati da quello che fanno e nello stesso tempo non soffrono delle rinunce che hanno fatto, ma sono stati in grado di farle e di delegare. Ecco, la vostra coppia nella serie è proprio l'emblema di ciò che si diceva prima in presentazione, cioè che questa serie è l'Italia che evolve. Però mi raccontava anche Filippo Nigro, che interpreta appunto tuo marito, che quando lo incontrano per strada a fare la spesa con i bambini lo guarda: ah, che bravo il mammo! Quindi insomma non è che siamo poi così tanto preparati, no? La società si è evoluta, ma ancora ci sono grandi passi da fare. Il pregiudizio continua ad esserci, appunto, come hai visto non ho mai detto mammo, perché il suo ruolo è assolutamente quello del padre, che nella società di adesso ha molte più responsabilità all'interno della famiglia. Ora lui è un estremo, nel senso che effettivamente lui ha rinunciato proprio al lavoro per fare solo il papà, però nella società di adesso molti padri sono molto più presenti all'interno del ménage familiare, perché la donna nella maggior parte dei casi lavora e quindi ha meno tempo da dedicare ai bambini o alla famiglia. Tu come la vedi? C'è anche nella donna, nel senso che ora io sto facendo uno spettacolo di Cristina Comencini, due partite, siamo quattro donne in scena, il testo è scritto da una donna e la regista è una donna, e spesso i giornalisti stessi ci chiedono: ah, ma uno spettacolo tutto al femminile, quindi che strano, il pubblico sarà tutto femminile. No, allora la straordinarietà non esiste perché siamo donne o perché gli uomini ci vengono a vedere, cioè è assurdo che ancora bisogna sottolineare quando è una donna a compiere qualcosa che funziona, qualcosa di straordinario, qualcosa che è fatto bene. Quindi il pregiudizio lo subiamo ancora molto noi donne, come gli uomini che si sono evoluti e che stanno cambiando con i tempi. Quindi immagino invece che la tua famiglia potrebbe essere magari non proprio così, però insomma una via di mezzo, semmai insomma avrai dei figli, ti organizzerai con il tuo compagno, tuo marito che sia, affinché ognuno abbia il suo ruolo anche con i bambini. Assolutamente sì, spero di sì, ma io vengo già da una famiglia dove comunque i ruoli erano interscambiabili, perché mio padre e mia madre, entrambi architetti, hanno lavorato una vita insieme, mio padre ha fatto il suo studio dentro casa, per cui io ho avuto la fortuna di avere mio papà e mia mamma sempre in casa, anche se poi mio padre ovviamente lavorava nel suo studio, però se io avevo bisogno di lui potevo bussare, entrare nel suo studio e mio padre aiutava a fare la spesa, a cucinare, a sparecchiare, perché noi siamo quattro figli, cioè quattro fratelli, e
per forza di cose ci si doveva aiutare. Quindi il mio esempio è già di un uomo molto intelligente, molto avanti con i tempi. L'ultima cosa, hai già parlato di due partite, te l'avrei chiesto, e altre cose oltre a questo? Beh, ho già iniziato la ripresa di È arrivata la felicità, stiamo girando la seconda serie con grande gioia, perché è una serie a cui sono molto affezionata, dove interpreto un personaggio bellissimo, quello di Valeria, che è innamorata di un'altra donna e hanno avuto un bambino, e adesso insomma la coppia si evolve, visto che i tempi sono cambiati anche dalla prima serie, per cui ora anche più maturi, di fatto, direi. E le coppie omosessuali possono sposarsi, per cui vediamo se anche Valeria e Rita faranno questa scelta. Però insomma, e poi niente, poi sì, inizierò un film per il cinema di cui non posso ancora parlare perché non ho firmato il contratto, come sai non si può dire, però sono molto contenta perché anche lì ho un personaggio diverso da quelli che ho fatto fino adesso, un ruolo drammatico. E quindi insomma sono un momento buono, sono contenta, sì. Siamo contenti per te, grazie Giulia. Grazie mille a voi.